Sono di straforo qui, ti ringrazio di avermi ospitato. Ma che scherziamo? Ti ringrazio che mi hai ospitato, ho detto vieni, entra. Dobbiamo... perché stavo sbraitando. Sì, stavi sballato, ho perso la testa. Leggo questa agenzia parlamentare. L'economista Antonio Maria Rinaldi dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che sarebbe lei? Sì, dovrei essere io, sì. Noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'Unione Monetaria, invita il neo presidente del Consiglio italiano Enrico Letta a alzare la voce in Europa. Sarebbe ora, eh. Leggo il suo virgolettato, o lo vuole leggere? No, ringrazio, vai. Letta inserisca nel suo discorso programmatico alle Camere un chiaro piano di revisione delle regole che ci legano all'Europa, improntate fino ad ora esclusivamente sull'austerity per il risanamento dei conti, che sono state le cause della estrema crisi in cui è precipitato il nostro paese. Prosegue Rinaldi. Non perda pertanto la storica occasione di andare presto a Bruxelles e Berlino nel ribadire con forza che l'attuale modello di governance imposto alla Germania non funziona, chiedendo formalmente la revisione delle norme imposte dal Fiscal Compact per il pareggio di bilancio, in quanto impossibili da rispettare, e quello che dice Berlusconi. E che il suo tentativo farebbe ulteriormente precipitare la già disastrata economia delle imprese e la capacità reddituale delle famiglie. Ma allora, si vede che si è letto qualche tweet mio, evidentemente. Sì, anche lì. Partiamo da qua. No, guarda, io ti dico sinceramente, non ti voglio rubare i tempi. No, anche perché poi parleremo del seguito della trasmissione di venerdì sull'Euro Exit piano B, perché c'è un po' di confusione. Allora, ho visto che ha avuto successo fra i radioascoltatori, allora continuiamo sulla serie. Bene. No, io mi sono permesso di sbraitare perché venendo qui per radio ho sentito la tua puntuale, perché tu sei bravissimo, intervista al giornalista Barbera, giornalista economico, ecco, perfetto, è più giusta questa edizione, nel quale io contesto molte cose, ti dico sinceramente. Innanzitutto contesto sul fatto dell'IMU. L'IMU innanzitutto non è una tassa, è una patrimoniale, prima di tutto, su questo sia ben chiaro. E qual è la differenza, lo dico da ignaro, tra una patrimoniale e una tassa? Qui ci vuole una lezione. Andiamo, che andiamo troppo lunghi, ma comunque io credo che i radioascoltatori abbiano intuito perfettamente, perché in genere la tassa è sul reddito, mentre invece le patrimoniali è sul patrimonio, tanto per fare una piccola differenza, diciamo così, ideologica. No, il problema è molto semplice, è che come è congegnata questo tipo di IMU ha penalizzato oltremodo il settore immobiliare, e lo sanno, scusate se lo dico senza freni sulla lingua, ma tanto mi conosci, che il settore immobiliare è trainante ai fini della crescita di un paese. Quindi se riparte la parte immobiliare di un paese, le costruzioni, per dirlo in maniera volgare, riparte il paese, c'è un indotto spaventoso. Ma dal punto di vista delle costruzioni? Certo, ma se la gente non compra, le costruisce. Certo, mi sembra ovvio. E d'altronde ricordiamo che nel 1929 gli americani, e non sono certo degli stupidi, perché hanno risolto la crisi del 29 in quel modo, cosa fecero? Iniziarono immediatamente con costruzioni dappertutto, e vi ricordo anche, fra l'altro, che nel frattempo che venivano per la fretta, perché la gente ha ancora purtroppo il vizio di mangiare, e quindi prima di aspettare i progetti, perché ci voleva tecnicamente un po' di tempo, davano lavoro agli operai che facevano le buche, e il giorno dopo altri operai chiudevano le buche, pur di dargli uno stipendio per rimettere in moto l'economia. Certo, quindi mi dispiace su questo no. E poi altra eresia, chiamiamola così, sul fatto che la nostra competitività non c'è perché diciamo non è colpa dell'euro, qui mi dispiace, mi sono sentito male. Allora non sono qui a fare polemiche, ma a essere ancora di più che polemico, e dire certamente noi abbiamo 100 milioni di colpe, però la prima noi italiani abbiamo milioni di colpe perché non ci siamo rinnovati, non abbiamo fatto riforme, siamo quello che è di peggio possibile sulla faccia della terra. Però attenzione, la colpa numero uno si chiama euro per un motivo molto semplice, che noi ci siamo ancorati da 14 anni a un cambio fisso a 1936,27, e nei confronti del marco noi siamo ancora ancorati a 989,99, e questo non ci consente di essere competitivi, per chi non l'avesse capito. E ulteriormente, a supporto di questa mia tesi, vale la pena dire che negli ultimi anni la Germania ha accumulato un surplus commerciale estero che è pari alla somma dei deficit di tutti gli altri paesi euro. Che vuol dire? Vuol dire che l'euro per i tedeschi è una valuta sottovalutata e per noi sopravvalutata. Mi dispiace che non l'ho replicato, perché ho dei dati che gridano vendetta. Quindi l'euro in questa configurazione non ha fatto altro che avvantaggiare esclusivamente la Germania a discapito degli altri paesi, e in particolare dell'Italia,
Italia, che è la seconda impresa manifatturiera dell'Italia. A Radio Cronaca del Leo, prego, avrei finito. Ok, a tra poco con la, col professor. No, quando vanno dette. Allora, io ho sentito una serie di numeri, adesso mi prendo del logger, la registrazione, e me la riascolto tipo mentre dormo. È la verità. È la verità. La passione con la quale. Però nessuno ha il coraggio di dirle e sbattergli in faccia. Allora io mi sono permesso ieri sera, prima di andare a dormire, di scrivere buttare giù a dire Letta, stavolta per piacere svegliate, capito? Vai in Europa, sbatti i pugni sul tavolo e di porca miseria che queste regole imposte dalla governance tedesca andranno bene per loro, ma non per noi. D'altronde basta che apri la finestra e vai nel primo bar e te ne accorgi. Letta che dice porca miseria non ce lo vedo purtroppo. Ma gli italiani glielo dicono. Penso proprio di sì. Sì, va bene. Pausa musicale. Grazie professore. Ricordo, tra pochissimo, 13:05, subito dopo il GR nazionale, parte, parliamo di economia. Grazie proprio.